Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da Asti e provincia. Agricoltura compatibile e corretto utilizzo del suolo, gestione urbanistica del territorio orientata alla sostenibilità, raccolta differenziata e offerta turistica. Sono le chiavi che hanno permesso a Canelli di confermare anche per il 2021 la Spiga Verde, omologo della bandiera blu destinata alle località balneari. Il riconoscimento è stato comunicato in videoconferenza ai sindaci vincitori con la cerimonia di consegna della bandiera. Dal 3 al 28 agosto la Biblioteca Astense Giorgio Faletti osserva come di consueto l'orario estivo. L'accesso è previsto, consultazioni e aree di studio potrà avvenire solo al mattino, dal martedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13. In questi orari possibile accedere alle aree studio e al cortile esterno, dove è stato incrementato il numero di tavoli e sedie senza prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili. È nata il 23 luglio la nuova rete oncologica del Piemonte della Valle d'Aosta per opera della Giunta regionale dell'assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi. La rete oncologica è un nuovo modello organizzativo che rappresenta l'evoluzione del preesistente dipartimento interregionale ad interaziendale con l'istituzione dell'autorità centrale di coordinamento. Il nuovo organo è costituito da un coordinatore e il comitato scientifico, un coordinatore dell'area ospedaliera che consegna le attività ospedaliere e coordina il Molecular Tumor Board e un coordinatore territoriale che si occupa dell'oncologia di prossimità. Le autorità centrali di coordinamento di questa rete avranno sede presso la Città della Salute di Torino e rimarranno in carica per 3 anni. Con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Asti e il suo giornale.